Caro Pietro, siamo all'inizio del congresso della FIOM. Tu sei un iscritto onorario, hai la tessera onoraria della nostra organizzazione. E allora, vogliamo discutere con te di alcune questioni. In questa fase si discute molto del Novecento, con valutazioni anche diverse tra di loro. Tu che hai attraversato quel secolo, nelle sue diverse fasi, nei suoi diversi aspetti, per la tua vita, la tua militanza, che cosa ha rappresentato il movimento sindacale? O meglio, che cosa ha rappresentato i metalmeccanici dentro quella fase storica? Beh, insomma, una cosa di fondo, perché i metalmeccanici sono stati per me, diciamo così, il simbolo e l'immagine più evidente della classe operaia che nella mia testa e secondo la mia formazione doveva cambiare il mondo. Quindi, come a dire, quando io immaginavo il futuro o le forze che erano in campo, beh, prima di tutto là andava il pensiero. E poi perché le lotte dei metalmeccanici sono state delle grandi tappe nella mia vita, proprio dei momenti di emozione straordinaria e credo anche con un peso enorme, grande, nella vita del paese e in tutte le vicende che io ho attraversato per quasi mezzo secolo. Ma c'è stata una fase, quella della discussione degli anni 60, sulle trasformazioni della società, sul fordismo come organizzazione della produzione e della condizione, della gente. I metalmeccanici, non solo i metalmeccanici, rappresentarono in qualche modo un elemento di rottura dentro la Sì, crescita del di movimento operaio. profonda innovazione. Non solo come attore sociale in Italia, poi lì ci sono state delle lotte memorabili, ma anche nella lettura della società italiana. E lasciami dire anche nel mio partito, nel Partito Comunista, perché insomma ci parlarono del dilagare del fordismo e di come cambiava la lotta di classe, che era per me comunista allora, e lo è ancora adesso, il luogo principe essenziale del cambiamento di tutta la società. Quindi, come a dire, i metalmeccanici erano l'immagine, adesso posso dire stava una parola un po' caduta molto in disuso, della rivoluzione, di quel rivolgimento sociale che per noi poi era non solo un fatto politico, ma che noi sentivamo molto come proprio un mutamento di vivo, una realizzazione di un mondo nuovo, dicevamo, e di valori straordinari, insomma, era tutta la nostra speranza, quindi era proprio un faro. Ma questo però incontrò nel dibattito politico anche delle difficoltà. Penso a quella che è stata l'esperienza della Federazione Unitaria dei Lavoratori Metalmeccanici e del processo unitario all'inizio degli anni 70, dove nei partiti non fu vissuto, diciamo così, molto bene. No, sì, ci fu una discussione anche abbastanza aspra. Io ti posso ricordare come fu nel Partito Comunista. E lì ci fu il convegno del 62, che era il convegno, era intitolato Le tendenze del capitalismo, in cui si scontrarono due tesi. Una, la relazione di Trentin, che è stato più che amico, è stato per me un maestro, che insomma, davvero diceva cose nuove allora per noi, per me, ma per
tanti altri, sulla nuova classe operaia nel mondo e sui nuovi rapporti di classe. E c'era invece Amendola e Sereni, che erano due persone che avevano una storia straordinaria ed erano una grande forza allora nel Partito Comunista, che invece si schierarono contro e sostenevano, adesso io lo dico in modo un po' orologio, gli faccio un po' torto, ma insomma l'immagine era no, in Italia c'è un capitalismo straccione, e respingeva questa rappresentazione del grande mutamento, su cui invece Trentin e quindi poi la Fiom tessevano tutto un discorso sulle nuove forme di lotta. Io ho parlato di Bruno Trentin, ma Claudio Sabatini, che tu conosci molto bene, mi ricorderò sempre un carissimo compagno, Emilio Pugno, mi ricordo la paura con cui andava agli incontri a Torino, perché erano gente rude, sbrigativa, e però mi raccontavano la fabbrica. E insomma, conobbi proprio le città operaie del nord, io ero uno proprio campagnolo, contadino, quindi Torino, la Fiat, fino poi a quello che l'impresa dei metalmeccanici fu nel 69, sì. Che qui c'è un rammarico mio. Ho paura che per esempio nelle scuole italiane adesso non si dica nemmeno una parola di queste cose. Gli fanno studiare la Persia e non gli raccontano cosa è stato questo straordinario e terribile Novecento, di cui poi la lotta di classe delle avanguardie operaie, questo erano i metalmeccanici, l'avanguardia della rivoluzione, insomma, furono per noi l'elemento straordinario e trascinante. E quindi tu non puoi immaginare, questo vi devo ringraziare, il piacere che mi ha fatto quando mi avete dato la tessera d'onore della Fiom. Senti, ma adesso che siamo nel nuovo millennio e abbiamo di fronte le nuove sfide e questo movimento di emancipazione e di crescita della lotta di classe fa i conti, deve fare i conti con uno scenario nuovo, di cui la vicenda della guerra come dato permanente dei processi di globalizzazione è uno degli aspetti più terribili. Ma rispetto alla nostra storia, a fronte di queste sfide, la scelta della non violenza come anche elemento identitario di un movimento di trasformazione contro la guerra, tu pensi che oggi costituisca una speranza, una possibilità? Ma io dico una speranza e una necessità. Sono convinto che siamo arrivati a un crinale molto, molto aspro. E il ritorno della guerra, addirittura la teorizzazione della guerra preventiva, che tra l'altro straccia completamente un articolo fondamentale della Costituzione. Guarda, io sono partito, sono cresciuto su un'idea di rivoluzione che aveva molto in mente l'assalto al Palazzo d'Inverno, cioè la classe operaia che a un certo momento scende in campo, assale e anche spara. Oserei dire che nella mia stagione o nella mia giovinezza, quando abbiamo vissuto guerre terribili, soprattutto lo spaventoso conflitto mondiale, però il problema guerra sì o guerra no era aperto, adesso mi sembra come dimenticato. E io invece qui, insomma, ecco, mentre allora
credevo anche all'intervento armato, ti avevo detto l'insurrezione, adesso sono diventato, lo dico con un certo ritegno, questa parola molto pacifista, penso che la questione della pace sia una questione vitale e centrale. Oggi vedo davvero, non solo con amarezza, ma con profonda preoccupazione, come è avvenuta la restaurazione della guerra. Pensa che tu ancora a metà di quel terribile Novecento, voglio dire, ecco, prima della Seconda Guerra Mondiale, in fondo a Ginevra si discuteva sul disarmo. Adesso la leggi più da qualche parte la parola disarmo, non esiste più, è stata cancellata dal vocabolario. Ecco, nel congresso ricordatevi molto, parecchio, molto, di tematizzare questa questione della pace e di discutere anche come le organizzazioni di classe, le posso chiamare ancora così, sì, le organizzazioni di classe possono, diciamo così, ancora di più entrare in campo, non solo sui diritti del lavoro, che è il grande tema vostro, tema di libertà, ma sul ritorno della pace nel mondo, sulla fine di questa persino esaltazione della guerra, perché la guerra preventiva significa anche la valorizzazione. Il primo diritto da affermare oggi è il diritto della pace e il ripudio della guerra. Sì, perché il diritto alla vita, in fondo. Che è il diritto alla vita. Sì, diritto alla vita. Pietro, io ti ringrazio a nome della FIOM. Guarda che sono io che devo ringraziare voi. Però ti volevo consegnare a nome della FIOM una piccola medaglia. Oh, per Bacco, questo è un grande regalo. È un grande regalo. Intanto sì, perché ci sono i simboli del lavoro e adesso questo ho paura poi, di fare la retorica. E poi ci abbiamo scritto a Pietro Ingrao, militante della FIOM. Ah beh. Quindi, questo è un riconoscimento straordinario. Quando te lo chiederanno ancora i più giovani, io tiro fuori questo e dico fuori. Oh, ma io sono persino solo metalmeccanico, militante della FIOM. E questo più metalmeccanico. Metalmeccanico è perbacco. E questa è molto bella. Questa è la prima pubblicazione della tesi di laurea di Claudio Sabatini. Tu sai che io sono stato molto amico di Claudio, ho fatto infinite discussioni con lui, anche al mio paesello natio. Sì. Ricordo quando lui era a Minturno, durante le ferie, e lì veniva e noi andavamo in una trattoria di campagna, non era proprio dentro il paese, che è l'Enola, e mangiavamo così all'aperto, con tanto rumore di grilli. Io ho sempre questa idea della mia terra, e la notte allora c'era questo concerto di grilli. Però adesso io faccio tanti auguri di buon lavoro a voi, scegliete bene e soprattutto attenti, guardate ai giovani, ecco, perché io sono stato molto emozionato quando anni fa ho visto questa irruzione di masse giovanili, e quindi c'è bisogno anche delle forze fresche, dei metalmeccanici. Va bene, grazie Pietro. E grazie di questa medaglia che è molto bella, mi riempie di orgoglio, perché quando qualcuno mi rimprovera o mi fa delle osservazioni politiche, io dico, io però sono un metalmeccanico. Esatto. Tanti auguri a voi. E noi raccogliamo il tuo messaggio con il congresso che inizia e discuterà di lavoro, di pace,
e di come è possibile coltivare una speranza di emancipazione, di miglioramento, di liberazione dell'uomo. Grazie.